Online, buonasera a tutti. Salve, benvenuti alle Legerofobia. Si riprende col 2013 la programmazione di Legerofobia per un anno di lotte antiproibizioniste radicali. Salve a tutti, ciao. Sono arrivato un po' in ritardo e quindi sono un po' appena arrivato e appena acceso il computer. Mi dice il regista che c'è qualche problema di audio sottofondo, però io non ho niente di acceso. Sembra che ci siano voi di sottofondo, spero che non vi disturbi. E dunque io volevo stasera parlarvi di due o tre cose. Innanzitutto, come avete visto, abbiamo avuto l'assemblea dell'ARA, dell'Associazione Radicale Antiproibizionisti, il 15 di dicembre, mi sembra. L'altra volta, l'ultima volta che avete visto Legerofobia, andate in onda il mio intervento iniziale proprio in occasione di questa assemblea dell'ARA, e quindi penso che abbiate anche avuto modo di sentire quello che ho messo in mozione, le cariche elette, e quindi l'ARA, diciamo, comunque mi fa molto piacere dirvi che è viva e lotta insieme a voi, e quindi siamo tutti pronti per un anno di battaglie che comprenderanno diversi tipi di iniziative. Stasera in particolare però, poi quello di cui vorrei parlarvi è in parte un po' della situazione in Africa, anche in occasione di un articolo che poi verso il 21 dicembre ha scritto Saviano e del quale vi voglio rendere conto, e poi voglio parlarvi un attimo del progetto FreeWeed, che è una cosa interessante che riguarda una cosa che ho messo in mozione, cioè il referendum sulla fine giovanardi da attuarsi nel 2013. Pensavo, speravo di avere in collegamento con me stasera Stefano Auditore, che è uno degli organizzatori di questo progetto. Purtroppo non ha potuto e forse l'avremo la settimana prossima. Vi chiedo solo un secondo perché mi sta salendo il caffè che ho messo, a bollire. E bisogna per forza che spenga, che mi allontano un attimo dal video. Eccomi, sono tornata. Allora, cominciamo. Rispetto all'assemblea dell'ARA, la cosa importante poi alla fine è che esiste un blog che si chiama www.antiproibizionistiradicali, tutto attaccato, .blogspot.com, dove potete trovare tutte le notizie, gli aggiornamenti, le cose che via via vengono fatte dall'associazione, ed è possibile seguirlo. Ora ve lo metto anche in chat, così avete l'indirizzo e lì trovate un po' tutte le informazioni che riguardano le attività dell'associazione e non solo. radicali.blogspot.com. Antiproibizionisti radicali blogspot.com. Ok, poi esiste anche una mail che è sempre antiproibizionisti radicali chiocciola gmail.com, che è la mail che fa riferimento all'associazione e alla quale potete scrivere per qualunque tipo di informazione, aggiornamento, qualunque cosa che vogliate dirmi. Spessissimo su questa mail mi contattano poi persone che hanno dei grossi problemi, tipo persone che sono finite in carcere per 1 grammo o 2 di erba o di fumo, persone che vogliono curarsi con i farmaci cannabinoidi e non riescono ad accedere. Però comunque, anche se avete delle curiosità, diciamo, più limitate, scrivetemi che io comunque rispondo a tutti, e questa è una cosa che, diciamo, in qualche modo mi pone come eccezione rispetto al panorama generale, perché in genere non risponde nessuno, io invece rispondo a tutti. Benissimo, detto questo, quello di cui volevo rendervi conto è uscito molto molto di recente, il 21 dicembre, un interessante articolo di Roberto Saviano, e qui cominciamo a parlare di Africa. Io che parlo di Africa è diverso tempo, sia con voi di Legerofobia, il mio pubblico di Legerofobia, sia al programma che da settembre faccio su Radio Radicale il martedì mattina alle 6:55, che sono un po' gli aggiornamenti della War on Drugs da tutte le parti del mondo. Quando ho occasione di parlare dell'Africa, diciamo, si commenta un po' quello che è un territorio dove dal 2000 in poi il traffico e il consumo di cocaina, eroina e altre droghe è veramente balzato alla ribalta in maniera eclatante, e quindi vi
di questo poi se ne è accorta anche Saviano. Vediamo un attimino un po' di dati proprio su questa zona dell'Africa. Ora ve li sto cercando. Allora. Cercando la cifra esatta del traffico di cocaina in Africa, però per adesso non la trovo subito al volo, vediamo comunque riuscirò a trovarvela prima della fine della trasmissione. Dunque, negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni praticamente, l'Africa è stata interessata fortemente da quello che è un nuovo territorio per il narcotraffico della criminalità organizzata, che hanno scoperto questo doppio, diciamo, doppia novità per il loro reddito, che è di passare invece da Sud America, che è il paese produttore di cocaina, invece che passare come era prima dagli aeroporti dell'Europa, Spagna, come era prima Portogallo, per poi mandare la cocaina in Europa, hanno trovato questa rotta che passa praticamente dal Sudafrica, ma anche dall'Africa centrale. E non soltanto permette di poi portare la cocaina verso l'Europa, ma anche ha determinato poi un'invasione fortissima di consumo di cocaina in Africa, proprio all'interno dell'Africa, e di sottoprodotti della cocaina, perché quella africana è una popolazione in generale piuttosto povera, quindi sottoprodotti che sono il crack, che sono tutti i vari sottoprodotti della coca, e chiaramente poi con una diffusione poi per chi usa il metodo del consumo di cocaina tramite siringa, una diffusione enorme di rischio di AIDS e HIV, e questo accade più o meno dagli anni 2000 in poi. È una nuova rotta che hanno determinato i narcotrafficanti per aprire un mercato nuovo e anche per sfuggire un attimo a quelli che erano i controlli europei, che ormai sono diventati abbastanza forti e abbastanza, diciamo, incisivi da scoraggiare un attimo quella che era la vecchia rotta, che era quella che da Sud America portava direttamente Spagna, Portogallo e poi in tutta l'Europa. Adesso invece la maggior parte della cocaina, un terzo è una stima del 2006-2008, adesso molto probabilmente molta di più della cocaina che viene consumata in Europa, passa e transita dall'Africa. E questo ha determinato poi appunto un aumento del consumo sul territorio africano. Ha determinato oltretutto un aumento della violenza sociale che già era molto alta all'interno dell'Africa, ha determinato una corruzione politica che già esisteva naturalmente, ci mancherebbe, che però si è aggravata perché quello che è l'introito dei narcotrafficanti, quello che ricavano dalla vendita e dal passaggio della cocaina attraverso l'Africa, è più che sufficiente a corrompere poi le forze politiche e le forze dell'ordine, gli eserciti presenti nei paesi africani, perché supera ampiamente quello che sono i prodotti interni lordi di ciascun paese per il quale passa, per cui è una situazione che per l'Africa era abbastanza prima sconosciuta, però sta diventando invece veramente, ecco qua, qui si parla però, ho trovato una cifra, però qui si parla delle rotte del narcotraffico. Per quello che è l'eroina, che anche quella passa dall'Africa, perché le rotte del narcotraffico portano dai campi di oppio del sud dell'Afghanistan alle coste di Makran, che è sul Mar Arabico, poco a est del Golfo di Oman, attraverso il Pakistan, quello che i trafficanti poi trasportano, e quindi eroina, per un valore di circa 20 miliardi l'anno. Questo è per quello che riguarda l'eroina. Io spero che prima della fine della trasmissione riuscirò a trovarvi anche la cifra. Quella che è la cocaina invece, però diciamo che l'Africa ultimamente è diventata un punto centrale, un nodo centrale delle rotte del narcotraffico di tutto il mondo praticamente, perché ci transita sia l'eroina in provenienza dall'Afghanistan, sia la cocaina in provenienza dal Sud America. Questo nuovo trend, diciamo, di passaggio e di traffico in Africa già si era visto agli inizi degli anni 2000 praticamente, perché già io sono stata a Bruxelles a un seminario nel 2008 e già si parlava di una cosa acquisita ormai da 4-5 anni, però diciamo che l'opinione pubblica, per quelle che sono le notizie mondiali, quelle che vengono diffuse, quelle che vengono sapute,
ha cominciato a parlarne in occasione del ritrovamento del Jumbo, addirittura, che era carico di tonnellate di cocaina, che è stato, al quale è stato dato fuoco per non, diciamo, perché non venisse indagato oltre. Vediamo se riesco a ritrovarvi esattamente il punto. Essere qui. Scusate un attimo di silenzio, eh. Eccolo qua. Dunque, vediamo dunque da almeno 10 anni narcotraffico e cocaina incremento, un'invasione segnalata fino ai primi anni 2000 dagli osservatori di tutto il mondo, questo del proprio del traffico di cocaina verso l'Africa, ma che ha atteso di risalire alla cronaca fino al ritrovamento in Mali nel 2009 di un Boeing con a bordo 10 tonnellate di cocaina. Da lì avrebbe dovuto risalire il Sahara, diretto in Egitto, nascosto in un convoglio di pick-up 4x4, poi verso la Grecia e i Balcani fino ad arrivare nel cuore dell'Europa. C'è il fondato sospetto, come disse allora il responsabile ONU per la lotta alla droga, Antonio Maria Costa, che il carico sia stato passato a un gruppo di terroristi di Al-Qaeda attivi nel Sahel, una fazione algerina in affari con i contrabbandieri. Gli islamisti forniscono supporto e impongono una tassa di transito, quasi 3.000 euro per ogni chilogrammo di cocaina. Sempre secondo le fonti delle Nazioni Unite, i criminali disporrebbero di una decina di aerei e fra questi alcuni Boeing 727, 707 e 19. In alternativa usano piccoli jet, i Gulf o Gulf Stream 2, e persino dei bimotori ad elica. Nel luglio del 2008, per esempio, è stato confiscato un Cessna 441 in Sierra Leone. Volava con le insegne della Croce Rossa e nel medesimo periodo, in Guinea-Bissau, è stato sequestrato un Gulfstream noleggiato dal cartello di Sinaloa. Cioè, praticamente, quello che da queste piccole notizie, perché poi alla fine, si parla di queste cose unicamente in occasione dei sequestri, però dietro ogni sequestro c'è un giro di almeno 10 volte tanto di droga che passa, e tutto questo poi narcotraffico e tutta questa situazione coinvolge tutta quella che è la classe dirigente africana, quelli che sono i governi africani e quello che è gli eserciti e le forze dell'ordine. Infatti c'è stato di recente, per esempio in Niger, c'è stato l'arresto di un terrorista di una fazione islamica presente in Africa, che sono gli Boko Haram, che sono conosciuti dalla maggior parte del pubblico che si occupa di quelle zone come dei terroristi islamici. In realtà sono dei narcotrafficanti e questo è il loro lavoro, della maniera in cui finanziano poi la loro attività anche terroristica. È stato arrestato a casa di un senatore, per l'appunto, dello stesso paese. Non solo, ma poi c'è stato tutto un'indagine dei servizi segreti americani che hanno rivelato il coinvolgimento di tutta la dirigenza del Mali, del presidente deposto a marzo-maggio di quest'anno, nel traffico di cocaina in Africa, e quindi sono stati indagati 8 generali del Mali, l'ex presidente appunto della Repubblica, una serie di ministri. In Africa ci sono eserciti regolari, istituzionali, che presidiano le piste di atterraggio dove viene fatta scendere la cocaina che viene da Sud America. Cioè c'è una serie di coinvolgimenti, da una parte del narcotraffico con i gruppi terroristici islamici e dall'altra del narcotraffico con i governi locali e con le forze e con gli eserciti locali. E quindi è un intreccio veramente altamente morboso e altamente pericoloso oltretutto per tutto il mondo, non soltanto per loro, che purtroppo si basa poi, come sempre abbiamo detto da tanto tempo, si basa sulle leggi proibizioniste che sono vigenti al momento in tutto il mondo, perché se non ci fossero queste leggi, chiaramente questo traffico non sarebbe clandestino, non produrrebbe così tanto denaro, sarebbe controllato, sarebbe tassato e non si svolgerebbe attraverso questi canali. Tra l'altro il narcotraffico è strettamente legato
anche al traffico di esseri umani e di armi, perché chi traffica in droga traffica anche in esseri umani e in armi, e quindi veramente si configura in qualche modo una visione mondiale, a livello proprio veramente mondiale, nel quale le leggi proibizioniste in realtà sembrano essere state fatte per tutelare i giovani, per stroncare il fenomeno della droga. In realtà c'è dietro dei giri di miliardi e miliardi di quali qualcuno poi si approfitta e diciamo che l'interesse poi veramente reale per quelli che sono i giovani e il problema della droga può essere visto da tutto un altro punto di vista a seconda di come si vedono un attimo le cose. L'articolo di Saviano, del quale vi volevo rendere conto, che parla proprio di questo argomento, tratta proprio dell'Africa sahariana e quindi dice pochi se ne rendono conto, ma il Mali ha legami strettissimi con l'Europa. Da lì passano tonnellate di cocaina prodotta in Sud America e destinata ai nostri mercati, e i trafficanti trovano complicità addirittura nell'esercito. Dire che in Italia non ci si occupa di Africa e di Mali sarebbe un'affermazione impropria. Ottimi giornalisti informano i lettori italiani su cosa accade in luoghi che molti fanno addirittura fatica a localizzare. Le informazioni sono dettagliate e utilissime, ma fino a che non se ne occupano le televisioni e il pubblico non si allarga, tutto rimarrà relegato a poche migliaia di utenti. E poi c'è la mia deformazione professionale, dice Saviano, che mi sono abituato a chiamare così solo per essere meno fastidioso, per sentirmi meno solo e forse anche per non generare quella normale diffidenza che si prova verso chi sembra abbia solo cattive notizie da dare. Quando ho l'occasione, in TV cerco di raccontare anche altro, non solo traffico di droga e organizzazioni criminali, ma la realtà è un mosaico complesso, fatto di informazioni che ci arrivano da ogni parte e che dovremmo cercare di mettere al posto giusto per provare, almeno provare, a comprendere quello che ci circonda. Spesso quando affronto un tema che non riguarda l'Italia, le risposte di molti miei lettori sono: e perché non ti occupi di quello che accade qui? Ecco, il qui e l'altrove sono le dimensioni che mi piacerebbe trasformare. Ciò che accade ad esempio in Mali, nell'Africa sahariana, può avere connessioni non del tutto evidenti, ma profondissime con la crisi in Europa. Il Mali è un paese pieno di colori e tradizioni che negli ultimi anni ha subito una grave deriva. L'ennesima crisi alimentare che ha colpito il nord ha apparentemente favorito un fenomeno che era già in atto: la ricostituzione del movimento indipendentista Tuareg e la presenza sempre più forte di gruppi islamici e terroristi come ACMI, che è Al-Qaeda o Maghreb islamico, e Mujao, Movimento per la Laicità dell'Islam in Africa occidentale. Io, nelle mie trasmissioni su Radio Radicale e anche con voi, ne ho citati anche altri, che sono per esempio appunto gli Ansar Eddin e i Boko Haram. A questo si è aggiunta la pratica dei rapimenti che ha chiuso le porte al turismo, fonte primaria di guadagno per migliaia di famiglie. Ecco perché non ci si spiega come mai il Mali resti un luogo di transito per compagnie aeree. Naturalmente non riusciamo a spiegarcelo utilizzando categorie legali, ma se si pensa al ruolo strategico che il Mali ha assunto nei traffici di cocaina provenienti dal Sud America, capiamo come mai sia necessario farvi scalo. L'occupazione delle regioni settentrionali, che ha di fatto creato uno Stato nello Stato, non ha niente a che vedere con le solite sbandierate e temute pulsioni religiosi. L'unica reale spinta a creare un luogo franco, dove non ci sia controllo, è avere carta bianca per l'intensificazione dei traffici di droga, armi e migranti. In pochi anni il nord del Mali è diventato il nuovo punto nodale per il traffico di cocaina verso l'Europa. Su 250 tonnellate prodotte in Colombia, Perù e Bolivia, destinate al mercato europeo, si stima che fra le 50 e le 70 passino attraverso l'Africa occidentale. Da gennaio 2006 a maggio 2008, quantità ingenti di cocaina sono state sequestrate in Europa, trasportate con voli provenienti dal Mali, e spesso in patria è addirittura l'esercito a presidiare gli aeroporti per ricevere tonnellate di cocaina. Il caso Air Cocaine del 2009 non è più possibile fingere di non sapere. La carcassa di un jumbo jet bruciata fu ritrovata nel nord-est del Mali. L'aereo, proveniente dal Venezuela, trasportava quasi 10 tonnellate di cocaina, non riuscendo a farlo ripartire dalla pista improvvisata nel deserto. I trafficanti dovettero darlo alle fiamme.
La complicità del sistema le capiamo dal numero di sequestri e arresti, che dire che sono esigui è usare un eufemismo. Una decina di giorni fa, il primo ministro del Mali è stato costretto con un golpe a dare le dimissioni, compulsato dalle forze armate che fanno capo a Amadou Ahia Sanogo, presidente del Comitato Militare del Mali. È solo l'ultimo colpo di mano in un paese in cui le elezioni democratiche sono una chimera. Diarra era favorevole all'invio di truppe in Mali per fronteggiare l'emergenza democratica e Sanogo, per tutelare l'autonomia del nord, ha dovuto porvi un argine. Ecco, se non pensiamo che le nostre democrazie dipendono anche da questi luoghi, la commozione per il bello che ci circonda rischia di essere orpello, rischia di essere un bel complemento a una realtà che in fondo non riusciamo a spiegarci. E questo è un po' quello che Saviano ha trovato da dire e da sintetizzare rispetto alla situazione africana. Mi ha fatto molto piacere che poi in questo articolo in realtà in qualche maniera si fa una sintesi di quello che io vado dicendo ormai da tempo, che forse stasera non riesco neanche a dirvi in maniera chiara, perché sono fenomeni estremamente complessi anche e soprattutto da spiegare. Però è importante e interessante che piano piano escano allo scoperto, perché ci riguardano anche molto da vicino. Ci sono delle situazioni comunque in Italia che sono già molto simili a quelle africane, perché ci sono alcune zone del sud che sono completamente in mano alla mafia, e sono completamente in mano alla mafia grazie ai soldi che derivano dal narcotraffico. Ma a parte questo, anche tutta la situazione mondiale naturalmente ci riguarda, non è che possiamo occuparci soltanto di quello che è il nostro piccolo, la nostra piccola casa o la nostra città. A livello proprio mondiale, a livello economico, a livello finanziario, a livello legale, a livello giuridico, il problema del narcotraffico e delle leggi proibizioniste interessa profondamente tutti quanti noi. Io guardo un attimo se ci sono domande nella chat, mi pare di non vederne. Ne chiedo anche. Dopodiché magari passo anche all'argomento successivo. Aspetto un attimo le domande e intanto vedo se trovo qualche altra notizia da darvi sull'Africa, perché è abbastanza importante. Nel continente africano emerge proprio l'identificazione di quelli che gli Stati Uniti chiamano Kingpin, cioè i cosiddetti signori della droga, con i gruppi terroristici e rivoltosi, fra narcotrafficanti e contrabbandieri d'armi. Particolarmente preoccupante è il coinvolgimento sospetto di Al-Qaeda nel Maghreb islamico e del gruppo islamico terrorista della Nigeria, Boko Haram, che sono coinvolti nel traffico per finanziare le loro attività, secondo anche, non secondo soltanto me o Saviano, ma secondo un rapporto pubblicato lo scorso anno dalla Drug Enforcement Administration degli Stati Uniti. E quindi poi io nel corso del tempo, come vi ho più volte riferito, ho analizzato questi gruppi uno per uno. Per esempio c'è un reportage che viene da un giornalista francese, Jean-Paul Marie, che rientrando da Bamako nel novembre scorso, quindi 2 mesi fa, dove è andato per un reportage per conto del Nouvel Observateur, al fine di tentare di svelare la realtà del nord del Mali, ci parla di quattro organizzazioni che controllano il nord del Mali. La più conosciuta di tutte è ACMI e il Mujao, che è la sua escrescenza, dice appunto questo reporter, mafiosa specializzata in narcotraffico. E quindi poi alla fine questo guadagni e questo enorme capitale che viene dal traffico di droga, che si basa sulle leggi proibizioniste, perché se non ci fossero leggi proibizioniste, la droga cosiddetta sarebbe venduta legalmente, come viene venduto l'alcol, come viene venduto il tabacco, come vengono vendute un sacco di sostanze che possono essere dannose a seconda dell'uso che se ne fa in maniera controllata, ma soprattutto non ne deriverebbe un guadagno così alto per quelle che sono le organizzazioni criminali. Per cui l'Africa è veramente, se si analizzano le agenzie e le notizie che ci vengono, è veramente l'espressione chiara di come poi il narcotraffico, che è legato alle leggi proibizioniste, ha delle fortissime associazioni, dei fortissimi legami da una parte col terrorismo e dall'altra con gli alti vertici degli stati, e
con la corruzione politica, con la corruzione delle forze dell'ordine e anche con poi quello che è il riciclaggio, per cui intere banche, interi istituti finanziari che sono coinvolti nel riciclaggio di questa, riciclaggio di questa ingentissima quantità di soldi che girano intorno. Domande, vedo che non ce ne so nemmeno una, va bene. Ok, e allora passiamo a tutto un altro argomento. Siamo alle 23:14, quindi tutto sommato abbiamo già passato il quarto d'ora ampiamente, e quindi passiamo completamente a un altro argomento. E l'argomento è Italia, il referendum possibile e probabile, speriamo, anche in mozione per quello che riguarda l'Associazione Radicale Antiproibizionisti, sulla legge Fini-Giovanardi. E quindi volevo parlarvi di questo progetto Free With. Io speravo di avere Stefano Ditore oggi in collegamento con me, purtroppo non ha potuto, molto probabilmente lo avremo per venerdì prossimo. Ed è un progetto che si sta organizzando nei mesi, è già arrivato, diciamo, a un buon punto, per raccogliere una rete di persone che poi siano disponibili a raccogliere le firme per un eventuale referendum che riesca a smantellare, a iniziare a smantellare la Fini-Giovanardi. Questo progetto, che lo trovate anche su Facebook, appunto, progetto Free With, hanno prodotto da pochissimo una cartina dell'Italia con tutte le zone dove, tutte le città dove già ci sono dei punti di riferimento. Hanno diversi gruppi su Facebook, amici con i quali si collegano e quindi sono alla fine migliaia di persone, anche se poi bisogna vedere in realtà al momento della raccolta firme effettiva quante di queste migliaia di persone saranno disponibili veramente poi a fare i banchetti e a raccogliere le firme effettivamente. Io più volte ho fatto presente agli organizzatori quelli che sono i problemi reali poi di un referendum, perché si tratta di depositare nei termini stabiliti un quesito alla Corte Costituzionale, di averlo accettato e poi naturalmente di raccogliere 500.000 firme, che non è assolutamente poco perché devono essere tutte autenticate e tutte poi avere il certificato elettorale nel modulo, allegato al modulo, e quindi una cosa veramente complessa e presenta una serie di problemi. Però io penso che questo è uno dei primi gruppi con il quale l'Associazione Antiproibizionista Radicale, ARA, appunto, quella di cui sono segretaria, uno dei progetti dei quali si vuole occupare, e questo è uno dei primi gruppi che io contatterò, spero di averlo appunto settimana prossima in collegamento con me e con voi per riuscire a capire un po' come ci possiamo muovere e come possiamo riuscire a mettere insieme veramente un'azione che proprio possa essere incisiva. Il primo problema naturalmente è quello del quesito, perché non è facilissimo andare a incidere su una legge, la Fini-Giovanardi, che non è veramente una legge, ma è in realtà un disegno di legge che è andato a inserirsi modificando, in dei punti levando, in dei punti aggiungendo a quella che era la legge precedente, che era del Bolino Vassalli. È molto difficile riuscire a trovare, perché il referendum in Italia è solamente abrogativo, è molto difficile riuscire a trovare i punti dove si può riuscire a togliere una parola o una frase e si possa veramente incidere su quella che è la legge. Alcune ipotesi prevedono di togliere la parola coltivazione, però si rischia di essere bocciati dalla Corte Costituzionale perché la coltivazione è proibita dalle convenzioni ONU. E quindi questo presenta dei problemi. Un'altra ipotesi era quella di riuscire a levare le pene, diciamo proprio il penale, cioè le pene e l'incarcerazione, e prevedeva unicamente unicamente delle pene amministrative, almeno fino a certi punti, levare quello che è oggi al momento, cioè da 2 a 6 anni di carcere, se ti trovano con un quantitativo di hashish, marijuana, ma anche eroina, cocaina, che superi certi limiti, rischi da 2 a 6 anni di galera, quando magari tu sei soltanto una persona che è andata a comprare delle sostanze stupefacenti, magari per conto di 3 o 4 amici, o magari per il consumo di un mese, e rischi solamente con questo di permanere in carcere, nelle carceri italiane, che tutti sappiamo benissimo che cosa vuol dire, dai 2 ai 6 anni. E quindi già riuscire a trasformarle in pena amministrativa potrebbe avere un interesse.
Ora vedo in chat che c'è Yolanda Casigliani che sta parlando delle comunità. Certo, anche questo è un aspetto molto importante. Ci sono le comunità terapeutiche in Italia, sono strutture che al momento non prevedono nessun tipo di controllo, mentre in carcere può entrare o un parlamentare o un parlamentare europeo o un consigliere regionale. Anche a sorpresa, cioè può andare a visitare le carceri anche in maniera senza avvertire, in maniera del tutto improvvisa. Purtroppo nelle comunità terapeutiche questo non è possibile, non è previsto, per cui spesso nelle comunità terapeutiche poi avvengono una serie di abusi e una serie di reati, veri e propri reati, perché se ci si approfitta di persone che già sono in stato di difficoltà. E sarebbe interessante, io vorrei veramente come associazione antiproibizionisti riuscire anche a essere incisiva anche su questa realtà delle comunità terapeutiche. Certo non siamo a livello come non so, in Cina, i campi di rieducazione cinese per i tossicodipendenti sono qualcosa di addirittura peggiore di quello che si può trovare in Italia, naturalmente. Sono campi di lavoro dove il lavoro delle persone viene sfruttato, dove vengono usati metodi di tortura e di sopraffazione e prevaricazione su delle persone che alla fine sono soltanto malate e tossicodipendenti. Purtroppo però anche in Italia, seppur non in maniera così totale, spesso si riscontrano dei casi di abuso notevole e anche di sfruttamento del lavoro dei tossicodipendenti. E spesso si trovano lì dentro persone che tossicodipendenti non possono essere perché semplicemente sono dei consumatori di cosiddette droghe leggere, quindi hashish e marijuana, che assolutamente non possono essere considerate tossicodipendenti, però alla fine, siccome alla fine Giovanardi ha equiparato le droghe leggere alle pesanti, si trovano a subire una specie di ricatto, cioè o in carcere o in comunità terapeutica, il tutto senza che nessuno possa controllare quello che veramente avviene all'interno delle comunità terapeutiche. E quindi sarebbe veramente interessante riuscire a controllare quello che avviene dentro queste comunità e come invece che curare queste persone vengono spinte veramente a uno stato di disagio ancora molto probabilmente più forte e ancora peggiore. Io vi chiedo se ci sono domande per il programma e aspetto qualche risposta, vediamo quante persone ci sono online. Speriamo di avere un giorno a leggera euforia, presidente e tesoriera dell'ARA. Eh certo, perché no? Sicuramente saranno contenti di partecipare e prossimamente ve li inviterò. Dunque, non soltanto abbiamo un presidente, ma anche un presidente onorario. L'Associazione Radicale Antiproibizionisti ha fatto il suo congresso il 15 dicembre e abbiamo eletto le cariche. Io sono di nuovo segretaria, Vincenzo Vitulli è il tesoriere, Sabrina Gasparini è la presidente e Mina Welby è la presidente onoraria. E quindi sicuramente ve li inviterò a uno e ve li farò conoscere volta per volta in modo da potervi far sentire e potervi. Certo, Yolanda Casigliani, giustamente parlando ancora delle comunità, mi scrive anche perché prendono soldi pubblici ed è la verità. Poi tutte le comunità terapeutiche sono finanziate dallo Stato e non tutte, comunque quelle nelle quali poi la maggior parte dei tossicodipendenti finisce, almeno se viene presa in flagrante, perché poi nelle comunità private finiscono anche ragazzi che magari la famiglia manda in comunità senza che nemmeno siano passate per l'arresto o per le forze dell'ordine. Però i soldi poi li prendono in realtà quelle che ospitano ragazzi che sono stati beccati fuori per strada, posti di blocco, semplicemente perché magari in possesso o consumatori ai quali viene posto un po' da una parte l'out-out, dall'altra una decisione del giudice in realtà se mandarli in comunità oppure no, dipende un po' dalle disponibilità delle comunità. Le comunità si lamentano molto di avere pochi soldi, ultimamente abbiamo visto un comunicato di Giovanardi nel quale lui si lamentava di avere pochi soldi, di volere più soldi per le comunità e alla fine è un giro di denaro enorme che va tutto poi non in realtà a fare il bene sociale, ma unicamente a favorire i soliti noti. E quindi, essendo le 22 e 23 a questo punto, io vi ricordo la mail dell'Associazione Radicale Antiproibizionista alla quale potete chiedere sempre notizie, interessamento, aggiornamenti.
Siete benvenuti, rispondo io personalmente, che è anticondizionistiradicali@gmail.com. Vi ricordo il blog dell'Associazione Radicale Anticondizionisti, che è anticondizionistiradicali.blogspot.com, dove trovate anche tutti gli aggiornamenti, le tracce delle trasmissioni che io faccio su Radio Radicale, sull'Africa, sull'Asia, sui paesi occidentali e su tutto, sulla Latina America e in tutto il mondo, e anche i progetti e ciò che intende portare avanti l'associazione nel corso di questo anno, finché almeno io sono segretaria. E aspetto per la prossima settimana la presenza di Stefano Auditore, appunto, che è il fondatore di questo, uno dei fondatori di questo progetto FreeWid, che si occupa di promuovere un referendum sulla fine Giovanardi, come anche nostra intenzione, e quindi col quale io spero bene e mi auguro di riuscire a collaborare, naturalmente. E detto questo, a questo punto direi che la mezz'ora è conclusa e quindi me la sono cavata anche stasera. Grazie a tutti e buona serata a tutti quanti. Alla prossima volta, grazie.